trovati di nuovo dopo la nostra visita alla Galleria Borghese. E io sono Federico De Cesare Viola, sono giornalista del Sole 24 Ore e sono qui oggi poi per una chiacchierata con Roy. Roy, magari per molti di voi è la prima volta che siete qui, dunque la prima esperienza. Ci è stato chiesto, diciamo, ai principali giornalisti enogastronomici italiani di indicare uno chef emergente italiano. A Roma, in tre, cioè io e altri due colleghi, abbiamo non forzatamente nominato Roy, perché effettivamente lui ed altri colleghi in questo momento rappresentano davvero un nuovo corso della cucina romana e in assoluto anche italiana. Roy, per chi non lo sapesse, è di Bogotà, quindi colombiano, con un lungo percorso, una lunga esperienza in Italia. Chiedo proprio a Roy, come dire, come mischia e di raccontarci anche un po' le sue radici, perché c'è anche un po' di Siria. Sì, mio nonno che è una persona che mi ha segnato molto da quando ero bambino, perché a lui piaceva cucinare e spesso la domenica si metteva in cucina e io da bambino ero molto affezionato e molto legato a mio nonno. Aveva questo, non era un tipico colombiano, insomma, era vissuto e nato in Colombia però di origine siriana. Quindi un po' di Siria, un po' di multiculturalità che al posto c'è. Niente, io arrivo dalla Colombia a 16 anni, ecco, quindi c'è molto della Colombia, però sicuramente la mia radice gastronomica è italiana. Io ho imparato a cucinare qui, mi sono appassionato a cucinare qui al cibo, ero sempre stato appassionato e si vede anche, a cucinare ho iniziato qui, quindi la radice è molto italiana. Poi non disdegno nessun tipo di ingrediente, però che sia di qualità. Per me è fondamentale la qualità. Se viene dal Burundi piuttosto che dal Giappone, se mi dà emozione, mi dà, serve a rendere i miei piatti emozionanti, ad avere ancora più qualità, lo posso usare. Non sono chilometro zero, quant'altro. Sono stato alla Locanda Sola Roma, un ristorante che ha segnato anche la storia della gastronomia italiana. C'è stato proprio Barbieri con due stelle Michelin e quant'altro. Questo storico. No? E quindi lì mi ha segnato, perché in 7 anni ho imparato molto, non solo la cucina, ma a vedere il ristorante a 360 gradi, no? Alla cura dell'ospite, la proprietaria che era lo chef che sono andato io a supportare, insomma. E lei ci ha trasmesso questo, questa cura dell'ospite, del dettaglio, che poi quello che fa la grande ristorazione italiana, la cura del dettaglio, quello che ci differenzia da altrove. Poi hai fatto un passaggio al Pellicano, che adesso è un 2 stelle Michelin, perché sì, l'altro posto... Lì al Pellicano non c'era ancora Antonio Guida, no, però. Non c'era Guida, però già c'era un grande albergo, un albergo di grande charme, uno dei migliori secondo me che abbiamo in Italia, e una postazione secondo me bellissima. E è stato il primo approccio verso una grande cucina, eravamo in 15 cuochi, quindi già molto più impostato, un lavoro di qualità e soprattutto di organizzazione che mi ha formato anche dal punto di vista professionale molto. Allora passo un attimo la parola a Johnny, che sarà lui a dirci appunto questo famoso paese pronunciabile. Intanto posso dirvi che John ha una lunga esperienza anche lui, solo per fare un nome, il Noma, il ristorante numero uno al mondo, René Rezepi, dove ha fatto uno stage di alcuni mesi. Allora, prima cosa, cominciamo con il paesino che si chiama Schione Tonos. Facilissimo. Di lavorare in molti diversi ristoranti, secondo me, è veramente importante. A vedere, perché in ogni ristorante si lavora in un modo diverso. Con una cucina diversa, io ho lavorato con cucina svedese, cucina francese, cucina italiana, giapponese, New Nordic, questa cosa danese. Diciamo, ad esempio, il Noma, se dovessi dire che cosa hai imparato, oppure una cosa che ti ha lasciato, che cosa a Noma, un po' di tecniche di cucina, però soprattutto il modo di lavorare. Il modo di lavorare soprattutto con tante persone. E invece del Giappone ti sei portato un po' anche... Il Giappone è degli ingredienti che non avevo mai visto prima, tecniche, lì moltissime tecniche che non si usano in Europa. Da lì cercavo, perché sapevo di tornare a Roma, e cercavo una cucina interessante a Roma, che non era molto facile. Non ci stanno tantissimi ristoranti che mi attiravano, però alla fine ci siamo trovati. Devo dire che è stato amore a prima vista. Scherzo, nel senso che parliamo la stessa lingua. Io volevo qualcuno che, quando parlo di una cosa, soprattutto tecnica o anche di concettualmente parlando, si capisce subito. Quindi
ci sia bisogno di questa spalla sempre, no? E Giorno trova da subito, lavoriamo, si dice una cosa, non è che devi spiegarla, lui la capisce al volo, quando lui dice una cosa io la assimilo subito, perché questo è bello di lavorare in gruppo. Metamorfosi in questo momento rappresenta anche un format, come dire, importante e vincente. Una crisi generale non è esattamente scontato, cosa deve avere un ristorante, quali sono a questo punto la formula, quali sono gli elementi che decretano il successo? Secondo me, no, modestamente parlando, io penso che un ristorante deve avere soprattutto un'identità. Un'identità deve essere particolare, deve essere rispecchiare una persona che ci sta dietro, no? Partendo in questo caso dalla cucina, perché il nostro ristorante sicuramente parte da un fulcro che è la cucina, però poi è tutto un ristorante a 360 gradi con la cura di tutti i dettagli. L'aspirazione la puoi trovare ovunque, poi però per raggiungere quell'idea che hai trovato, quello spunto, hai bisogno di una tecnica, hai bisogno poi di costruirla quell'idea, no? E di renderla fattibile e soprattutto adattabile a una cucina, a un servizio, a uno stoccaggio, a una lavorazione, ad un servizio, quindi dopo ci sono molti altri fattori, però io penso che l'aspirazione la trovi ovunque. Secondo me un lavoro anche di perseverare su quello che credi, no? E di avere sicuramente le possibilità, però è come un sogno, no? Se ci credi lo devi inseguire.